eccellenza dell'Italia perché assolvete, ve lo dico con profonda sincerità, ad un servizio straordinario. E non sto parlando solo del soccorso in mare che fate, di che avete fatto moltissimo nei primi mesi, anche molto bene, sottolineo, nei primi mesi di lavoro da parte del sottoscritto e del nuovo governo. Ma parlo per le tantissime attività che assolvete che magari si vedono molto meno delle altre. Ad esempio spiagge sicure, spiagge libere. Io ho avuto la fortuna di occuparmi e di seguirvi molto quest'estate e di apprezzare moltissimo i risultati che avete portato in beneficio della collettività, perché il demanio marittimo, la nostra spiaggia, è di tutti i cittadini e nessuno se ne deve appropriare indebitamente ed illegittimamente. Pensare che avete liberato 620.000 metri quadrati di spiagge italiane, che sono, mi pare, se non sbaglio, 100 campi da calcio, così riusciamo a renderci conto un po' della portata e della grandezza, queste sono notizie straordinarie. Io sono ex militare, per 3 anni ho fatto anch'io, ho indossato anch'io una divisa come sottotenente dei carabinieri, so che cosa significa appartenere ad un corpo militare e so quanto attaccamento ci possa essere e c'è sempre, perché lo porto ancora dentro di me, nonostante sono passati ormai purtroppo quasi 20 anni. Ripeto, rappresentate uno dei corpi più importanti che abbiamo in Italia, non mollate come noi in questo momento. È importante, stiamo portando avanti delle iniziative che ci chiedono i cittadini e voi continuate a portare avanti le attività per la collettività tanto importanti. Quindi io non voglio far altro che augurarvi buon lavoro, ma soprattutto so i sacrifici che fate, so che cosa significa stare lontano dalle famiglie, tante settimane per lavoro, quindi continuate così e spero che quantomeno nelle vacanze di Natale, e vi auguro sinceramente buone feste e buon Natale, possiate riabbracciare le vostre famiglie e stare serenamente in questi giorni di festa. Quindi grazie ancora, buon lavoro, continuate a tenere alta la bandiera dell'Italia. That's fine.